Re Carlo ha agito con premeditazione. Il compleanno di Meghan è stato un pretesto per lanciare un chiaro messaggio. Chi credeva che a causa delle vicissitudini che stanno affrontando i Windsor ci sarebbe stata un'amnistia tra i Royal e i Duchi di Sussex, deve ricredersi. Come è noto, il sovrano Carlo III e Kate Middleton stanno combattendo contro una malattia che è stata diagnosticata loro, meno di un anno fa. Secondo i ben informati, il monarca si starebbe sottoponendo ad una radioterapia, mentre Kate Middleton ad un trattamento chemioterapico preventivo. Per entrambi vige l'assoluto riservo circa la loro condizione di salute, ma gli insider hanno reso noto che entrambi hanno accusato duramente il colpo. Fonti vicino alla Royal Family sostengono infatti che Carlo sia sempre agitato e nervoso, soprattutto perché i medici gli hanno ordinato di non presenziare a lungo agli eventi pubblici. Kate invece è preoccupata più per i suoi figli che per la sua salute, sta cercando di garantire loro una quotidianità ordinaria. In questo tsunami, anche William ne sta facendo le spese. In pochi mesi ha dovuto affrontare a testa alta la diagnosi sia di suo padre sia della sua consorte, per questo in tanti hanno a lungo sperato che potesse contare sulla vicinanza di suo fratello Harry. Re Carlo lo ha fatto con volontà, il suo gesto nasconde un chiaro messaggio per i duchi. I due principi hanno avuto uno splendido rapporto per lunghi anni fino a quando le rispettive mogli non hanno sviluppato una forte competizione. È quanto sostengono gli insider, i quali ritengono che sia stata soprattutto Meghan a dare il via ad un'ostilità che nel tempo è cresciuta, travolgendo anche i principi. I ben informati asseriscono infatti che i rapporti tra la duchessa di Sussex e la principessa del Galles agli esordi sono stati pacifici e distesi, ma quando a Kate e William è stata assegnata un'abitazione molto lussuosa, Meghan sarebbe andata su tutte le furie, motivo per il quale la tensione tra le due donne sarebbe cresciuta. I rapporti tra loro a poco sono peggiorati, tanto che con la morte della regina Elisabetta la situazione è precipitata. In seguito alla dipartita di Queen Elizabeth infatti, con la pubblicazione del libro Spare di Harry, i rapporti tra Harry e Meghan e i principi William e Kate sono terminati. Anche il legame tra Carlo e Harry è ormai inevitabilmente compromesso, tanto che per il compleanno di Meghan, la Royal ha taciuto, a differenza di quanto ha fatto nel 2022, anno in cui ha augurato un buon compleanno alla duchessa di Sussex. Stando ai rumors dunque, Carlo avrebbe lanciato un messaggio chiaro e forte. La Royal non dimentica le parole di Harry e il suo allontanamento da palazzo.